King, sei pronto? Questo era un sì. E voi che mi state guardando direte: a cosa siete pronti? I miei cuccioli per la prima volta vedranno la mia nuova casa. In realtà la casa non è ancora pronta, stiamo ancora facendo tantissime cose sia per il traslogo che per arredarla. Però non mi va di portarli direttamente il giorno che ci trasferiamo, ma vorrei portarli prima per comunque farli ambientare e fargli vedere casa. Anche te sei pronto a vedere la nuova casa? Perché si mette sempre sulla spalla, regà? È un pappagallo o un gatto? Comunque, sei pronto a vedere la nuova casa? Spero di sì. Quindi adesso ci prepariamo e vi porterò a casa nuova. Comunque stiamo vestendo Crollo, visto che lui è nudo e quindi sente freddo. E adesso lo stiamo vestendo per poi uscire. Ecco, adesso sì che sente caldo. Siamo arrivati a casa nuova e stiamo per ora solo nel giardino fuori, eccoli qua. Se vuoi stare al centro di Milano, i giardini sono piccoli. Allora, adesso vai, correte, guarda. Correte dentro e... Ah, Gucci, non è capace di salire le scale, eh? Oh, Angel già corre. Senti, ma Angel. Angel già è salita, King sta salendo. Gucci è scappato, perché non vuole salire le scale. Gucci e King vogliono stare in giardino. E pure King sta in giardino, guarda. Ma non riesco a prenderlo, cioè... Vai, Gucci, sali le scale. Sono un po'. Sali, Gucci, Gucci. Dai, non mi dire, ci sono tante scale, dai, per favore, vai, sali. Vai. Olè. Dai, non puoi avere paura, sono piccole, vai. Ok, vabbè, lo prenderò in braccio. Lui non è capace di salire le scale, il bimbo. Saliamo. Vi chiedo scusa per il disordine, però è arrivata la cabina armadio di Ross più delle cose del traslogo. Diciamo che è un labirinto, però stiamo facendo i lavori, ve l'ho anche detto prima. Speriamo di finire tutto il prima possibile. Guarda come corrono, inquadrali, guarda come corrono per studiarsi la situazione. Guarda. Hanno tanto percorrere in questa casa, visto che è gigantesca ed è a tre piani. Guarda Crollo, Crollo si sta studiando tutto col suo vestitino. No, ho visto la scatola. Perché i gatti sono innamorati dalle scatole? Io questa cosa non riesco a capirlo. Ogni volta che prendiamo una scatola è più felice che quando prendiamo un giochino. Andiamo al piano di sopra? Guarda come corrono con me. Però pensate al lato positivo. Almeno si stanca. Stavi per cadere dalle scale. Sì. Almeno si stancano presto e andranno a dormire e non vi romperanno. Guarda, guarda come hanno messo un altro balcone. Loro sono innamorati dei balconi e dei giardini. Guarda. Venite a vedere di qua con me. Venite, venite. Ah sì, Crollo si mette sempre dietro la porta a spiare. Mi piace questa stanza, qui sarà il mio ufficio e ci sarà una porta con la scritta "Io non posso entrare e la vostra faccia". Non sto scherzando, sono serissimo. Andiamo di là, quindi l'avete vista, non la vedrete mai più. O almeno fin quando non ci sarà l'ufficio. Adesso andiamo dall'altra parte, cioè mo guarderanno il balcone e saranno super innamorati. L'unica cosa, Crollo, ho paura che si butti dal balcone. Guarda che selvaggio, King. Con le piante, poi guarda come si butta nel giardino con le piante. È arrivato il momento, vi faccio vedere la vera zona casa. Dov'è Crollo? Dov'è Crollo? Dove sarà mai Crollo? Comunque il balcone è stato molto sottovalutato dai cani. Allora, vediamo. Crollo sta qui e tutti lo seguono. Ecco qui, questa sarà la mia cabina armadio. Anche questa non potrete entrare mai nella vita. Perché non hai spiegato solo il mio ufficio e la mia cabina armadio? No, non ho spiegato nulla perché ho detto ci pensa Ross a spiegarlo. Mica devo spiegare io come sarà. Io ho detto questa sarà zona di Ross, poi quello che vuole fare fa. Io non mi metto in mezzo a queste situazioni perché, spoiler, Ross ha detto che tornerà a fare video su YouTube. Veramente? Sì o no? Boh, quindi vabbè, lo spiegherà Ross. Dove stanno i cani? Stanno correndo qui a caso. Ah, intanto ragazzi, mentre guardate, qui stiamo facendo i lavori e tutte le cose, i cani corrono. Sono arrivate le cose per Natale, quindi adesso faremo un mini unboxing, vedremo le cose. Che c'hai Monte per me? Un regalo. Grazie. Ah, mi è arrivato il pacco Amazon per Edoardo Esposito. Io sto facendo finta niente, ma già so cosa ci potrebbe essere dentro. Che non lo sai? Ah, il portachiavi. Il portachiavi. Il mio è bello. Il mio è più bello. Il mio? No! No! Che vuoi? Ma lo sapevi? Te l'avevo fatto vedere? No, fammi vedere! Fallo vedere prima la telecamera! Questo è il portachiavi! No, amore, lo voglio anch'io! Ero indeciso! C'è anche Crollo, amore! C'è anche... Guardate, allora, lui che sta qui è Crollo, questo qui. E Crollo è... Crollo, il nostro gatto, è per quello abbiamo dato il nome. Questo è il mio portachiavi perché volevo un portachiavi carino. Hunter Hunter, come ben sapete chi mi segue, è la mia opera preferita, l'ho detto miliardi di volte. Poi anch'io. Un attimo, fammi dire una cosa, non è una sponsor, eh. Non è una sponsor, lo ripeto, ma quando le cose sono fatte bene e sono belle, io lo dico. Hanno messo Hunter Hunter su Prime Video. Io ho collaborato spesso con Prime Video, ma questa non è una collaborazione, sono semplicemente felice di mettere Hunter...
I soldi? No, niente. No, no, fratello, te lo giuro. Lo ripeto perché poi non sarebbe neanche strano, eh? Cioè, perché si fanno le collaborazioni, eccetera. Ma lo ripeto, non è una collaborazione, non è una sponsorizzazione, non è niente. Chi mi segue sa quanto io amo Hunter x Hunter e sono super felice che l'abbiano messo anche in Italia su Prime Video. Ma lo voglio anche, me lo regali? No, l'ho pagato. Dai. 9 euro. Però ti di link. No, non possiamo averlo uguale. Io. Non possiamo averlo uguale, no. Perché no? Guarda, dai, lo voglio. No, non te la regalo. Non ti mando. No, non possiamo avere lo stesso portachiavi. Te lo trovi un altro. No. Sì, ci sono arrivate anche gli addobbi natalizi. Lo vedrete come YouTube Shorts, penso. Mini unboxing mentre i cani continuano qui. Guarda, a vedere casa. Secondo me è King. O già sta provando a scappare di casa. O sta trovando un posto per pisciare. Guarda, guarda, guarda. Però come hanno usato tutto? Devi marcare il territorio, secondo me, perché dice questa non è casa mia, fin quando non marco il territorio. Forse adesso si sente osservato dalla telecamera. Fatemi sapere voi nei commenti, secondo voi, come l'hanno presa i cani. Cioè, saranno felici, saranno tristi? Come l'hanno presa i miei cuccioli? Guardate che adesso stanno ancora studiando tutto. Guardate l'intelligenza di questo cane, lui vuole uscire, ma non sa ancora che quella porta è aperta. E io devo fare così per farlo uscire. Un po' intelligente questo cane, eh. Oh, guarda qua. Oh, che sta a fa? Stanno usando tutto, letteralmente. Deve vedere come sarà casa sua nuova. Mamma mia, trollo qua. Con l'albero di Natale. No, raga, è finita. Perché dice lei il gatto e l'albero di Natale? È finita, è completamente finita. Un gatto nero che passa sotto una scala. E devo morire a provare il letto. Guarda come prova a salire, non ci riesce. Sei bellissimo, King. No, guarda che già come lo guarda. Già come se fosse il suo giochino. No, no. Babbo Natale. Facciamo fare il primo incontro Babbo Natale con i miei cani. Angel, lui è Babbo Natale. King, lui è Babbo Natale. Ok, Angel ha paura di Babbo Natale. Vediamo Gucci. Babbo Natale. King fa il coatto, fa finta di abbaiare. Però che anche abbaia non morde. Quindi proviamo adesso anche con King. King, Babbo Natale. Babbo Natale. Babbo Natale. Ok, abbiamo scoperto che ai cani non piace Babbo Natale. Allora, raga, adesso proverò a fare la miniatura di questo video. Ma sarà super complicata perché devo prendere almeno due cani e il gatto in braccio. Ci proverò. E aprire la porta e sperare che non scappino. Allora, Angel, vieni. Mi serve per la miniatura. King, mi serve anche te. Vai, vai, corriamo. Ci credo. Corriamo. King sta in un flashback di guerra. Non mi sei fido. Basta. Basta. Mi sono riuscita. Peccato che non sono riuscito a prendere il gatto, Però... va bene comunque. E lui comandano. Devo sbrigarmi a togliere il mio premio del milione prima che qualcuno ci pisci sopra o che qualcuno me lo rompa. Secondo te come se la sono presa i cani? Stanno quindi. No, ma si sono già ambientati. Hanno tanto da correre. L'unico che ho visto preoccupato è Gucci all'entrata. E niente, fatemi sapere voi nei commenti se secondo voi se la sono presa bene o male. Fatemi sapere se vi piace la casa e noi ci vediamo col prossimo video.